Ehi, mi hai caricato subitissimo, ma prima di tutto, ehi hey, gente, questo, vi vedo il ben su canale con questa nuova puntata di In Sound Mind. Cosa? Ah, oh, no, non mi deve vedere. Oh, mamma mia, mi stavo dicendo, cos'era quel rumore? Premuto male, con che si aprono le porte, sono abituato, ho giocato a Fasmofobia, scusatemi, ho premuto click per aprire la porta. Errore mio. Allora, giornale. Il mistero si infittisce nel fuoco del faro. La colonna di Giorgi Avalos. Il lunedì dell'ultima settimana noi al Virgil County Gazette abbiamo trovato la chiamata che è stata fatta alla polizia locale. Il tizio che ci ha chiamati dall'altra parte della linea non si è identificato, ma dopo alcune investigazioni noi crediamo che sia stato Milton Evans Allen Shore. Ah, Allen Shore, l'operatore del faro alla nostra amata Patmos Bay. Chiedete cosa ha detto il tizio, perché manca mezzo giornale. Che cosa ha detto il tizio quando ha chiamato? Quindi Alan lavorava come dipendente del faro. Sarà per domani. Cos'è sta freddura? It's cold in here. Non posso raccogliere la roba perché fa freddo. E come accendo? Uso un acciarino, non so, qualcosa. Che devo fare? Però sono più veloce, mi piace. Mi gusta. Ipu. Vedo nessuno. Mostri, nemici. Taglio con il vetro affilato. Maledetto. Chi è che vuole essere tagliato con il vetro affilato? Mi devo saltare, suppongo. Scusami, non posso raccogliere sta roba. C'è un'oscurità naturale. Quindi, per la tizia c'era lo specchio. Comunque il nastro isolante per la scena del crimine che ci bloccava. Per il tizio c'è il buio che rappresenta la malvagità dentro il suo animo. Cos'è? Cosa devo vedere? Che rappresenta la malvagità dentro il suo animo. C'è una barca, un peschereccio. Cos'altro devo guardare? C'è una luce lì. Non lo so. Niente. Allora, ti diranno che la contea di Virgil, gli abitanti della contea di Virgil, specificatamente a Milton Haven, non è estraneo per loro che abbiano luogo degli eventi spaventosi e inspiegabili. Come dalla sparizione di bambini a rapporti a segnalazioni di avvistamenti di fantasmi oppure visite di extraterrestri. Quindi perché questo incidente ha catturato la nostra attenzione in questo modo? Come molti di noi sapranno, l'ultima settimana c'è stato un misterioso blackout. E forse non è stato così di coincidenza l'incendio al faro, quindi potrebbero essere legati i due eventi. Dite che Allen Shore è stato bruciato vivo dal governo? No, credo che sia molto più semplice la spiegazione. Non ti permettere mai più. Ma mi ha guardato male e poi ha fatto... Ma scusami, il rispetto prima di tutto. Ok, chemical e biological. Perché non esplode? Non esplode? What the fuck? Ok, questo mi sembrava palese. Perché... era evidente che ci fosse qualcosa. Non esplode quel coso. Vabbè, utilizziamo l'entrata di emergenza, che devo dire. L'ho vista fin dall'inizio. Aia, il ginocchio. Questo lo posso rompere? Non lo posso... Oh! Ah, devo stare... Ah! Ho capito. Usa la luce. Io pensavo di non dover stare a piedi, a terra. Penso di non dover stare a terra, perché se sto a piedi il coso mi becca. Ah. Sì, però con la torcia lo combatto. Oh! Ah! No! Sono caduto. Ah, ma me la divora. No, bello, ascolta. Pace, fratello. No, ti illumino il culo, levati. Scusami. Il maniaco probabilmente ha sciolto le chiavi per questa porta. Insieme alla sua dannata casa. Quando il management sentirà di riguardo a questo, sarà su per il tuo culo. Fai in modo che qualcuno entra lì. Fai in modo che qualcuno le raccolga se esistono ancora. Non entrerò là dentro. L'intera cosa mi sembra troppo instabile e puzza di carne umana bruciata. Firmato da un deficiente. No, aspetta, io ho una chiave.
Ah, the light. No look, no look, no look. Come brucia? No, 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 non ti avvicinare, ti sto illuminando. Ah, io sì, è quello che intendevo io. Mi spacchi queste casse che magari c'è qualcosa di interesse. Ok, ha risposto un po' troppo in fretta, ragazzo. Come cavolo ci arrivo, scusami? Courtyard. Ah, ok, non l'avevo visto. Accendiamo la luce. Mi serve un fusibile? Ah, 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 bello, sorridi. Mettilo qua. Mi sa che lo devo mettere qua. Cos'è questo? 5 di vita. Maledetto, me l'ha fatto esplodere. No, 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 no. Mi fa paura la luce, eh? A me fa paura il buio, quindi... possiamo legare su questo nostro... Sorridi! Non riesco a capire come cavolo si comporti sto coso. Qui? Ok, c'è un'oscurità. Ah! Corri! I tuoi occhi! Oh, i tuoi occhi! Mamma mia, sei veloce! Vattene via! Credevo fossimo amici? Ma infatti, anch'io credevo fossimo amici, ma guarda come mi stai attaccando! Ma mi sembri proprio amichevole. Non ti avvicinare. Oh, mi ha fatto male. Lo so. Non ti avvicinare a me. Sto maledetto. Pensavo fossimo amici, però nel frattempo mi fa il culo, eh. Bell'amico che sei. Bell'amico che sei. Oh! Vattene via. Io non lo so sto tizio, che vuole? Ah, no, ho capito. Ah, mi serve fusibile da lì. Oh, corri! Corri! Oh, mi segue. Cosa? Vattene via. Dammi qua il fusibile. Via, 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 via. Metti il fusibile. Metti il fusibile. Non perdere tempo. A cosa mi serve il fusibile qua? Ok, dove porta? Fermo! Ehi, i tuoi occhi, sì, levati. Ok, ha voluto aiutare. In che modo? Dando fuoco a tutti. È troppo in alto per te, ragazzo. Mi ha raggiunto. Prendi per il culo. Oh! Sei bravo? Com'è Mor? Puoi toccare? E mo? Cosa fa sto coso? Non mi è chiaro, raga. Oh, la mia torcia è quasi scarica. Non me ne sono accorto. Beh. Ah, mi consuma più energia. Oh, maledizione. Oh, maledizione. Sono fregato. Sono fregato. Sì, bello. Non sembra funzionare troppo bene. Ah, sono rimasto incastrato. Sono rimasto incastrato. Oh, maledizione. Sono rimasto incastrato e non riesco ad alzarmi. No, ok, ce l'ho fatta. Si combatte fino all'ultimo, ragazzo. Coso? Dovevamo prevenire questo? Prevenire cosa? C'è un tasto, ok. Dove porta? Qua, qua. Qua, qua, qua. Qua. Ma non lo so che cacchio devo fare, Frank. O mi aiuti o mi aiuti. Qua è caduto questo. La grande, sciogli tutto. Ah, forse ho capito. No, 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 aspetta, mi sta assorbendo lui. Ah, porca miseria. Allora, riproviamo, ragazzo mio. Spaccami le casse, perché forse devo fargli spaccare qualcosina nel frattempo. Però mi assorbe l'elettricità il tizio. Hai capito? Mi assorbe l'elettricità dalla torcia. No, 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 sono a posto così, non farmi vedere niente, grazie. Ok. No, 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 mani in tasca, ragazzo. Mani in tasca, non si tocca. Sei mio amico, cioè eri mio amico, ora che stai cercando di uccidermi non lo so quanto tu possa essere amichevole. No, non mi toccare, non mi toccare. Va bene, va bene. Metti qua questo. Che cacchio fa? Non vedo niente. No, 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 no. Fermo. Ok. Ah, capito, capito, capito. Non mi toccare. Electric è lui, quello è Allen, ok. È sicuramente Allen questo. Fusibile? Ah, ho capito. Capito, devo utilizzare più fusibili. Devo usare più fusibili tra di loro. Questo è? Questo? Ok, ora c'è corrente. Questo posto è illuminato. Ah! Vieni qua, bello di mamma. Vieni qua, bello di mamma. No, io scappo quanto voglio. Quanto mi pare piace. E mi nascondo qua. No, sei alla luce, sei alla luce. Ah, quindi devo prendere qualcosa da lì? Qualsiasi cosa sia, buh. Vieni, vieni, bello. Via, 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 via. Torniamo alla luce.
Sei di nuovo nei guai. Vediamo. Credo siano delle pillole. Vieni qua, bello. Mi serve ancora un giro. Forza. Ancora un giretto. Quindi questo illumina questo. E qua io devo illuminare qualcosa, palesemente. Vieni qua, bello. Forza. Via, 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 via. Ah, 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 c'è troppa luce. Idiot. Ok, ok. Ah, ho bruciato la luce di qua. Ah, capito. Ma devi dirmelo prima. Torna, via. Perché praticamente c'era la zona d'ombra. A me serve fare luce. Ma allora perché la torcia non funziona, Frank? Oddio, c'è veramente puzza di bruciato qui. La mia torcia giustamente fa cagare. Non posso tagliarla perché c'è la malvagità qua. Posso covacciarmi? Tanto meno. Dai un'occhiata a te stesso attraverso lo specchio. Oh, sì, lo specchio, penso. E vedrai quanto annebbiata nel buio una mente come quella di Allen potrebbe mai esserlo. Oh, mamma mia. Chi è? Ho capito. Ah, ok, ho capito. Così? No. It's out of fuel. It's out of fuel? E dove te lo trovo il fuel? Frank. Oh, I feel shivers down my spine. Ho capito, però... mi dici di guardare uno sguardo a me stesso. Ma non funziona. Una balla. Ah! Make it bright. Ma non l'ho visto prima. Ok, quindi c'è dell'olio, dovrò utilizzare la lanterna. Ah! Chi ha cacciato tutto il... Aspetta, ma non lo posso raccogliere? What the fuck? Oddio, ho un numero limitato di lanterne. Tutti gli incubi che... Di quali posso testimoniare, questo deve essere il peggiore. La mia luce si è spenta e c'è stato un incidente. Oddio, è tutta colpa mia. Ok, quindi è stato frainteso. Non l'ha fatto apposta. Perché lui lo dice, stava cercando di aiutare. Io li credo. Onestamente li credo sulla parola. Il fatto che lui dica questo. L'avete sentito, no? Mentre prima diceva "All I wanted to do is help". Sicuramente intendeva... Sicuramente voleva fare qualcosa di bene. Molti l'hanno frainteso, gli hanno dato dello strano, insomma, le parole di merda che utilizzano molti per descriverlo. Ed è morto così, quando in realtà lui voleva solo aiutare. Ero nella torre quando è successo. Sono sceso giù per la scogliera fino alla mia casetta, boathouse, fino al mio peschereccio. Cadendo mentre rotolavo, non ero in grado di vedere. Ok, questo? Ok, mi sa che dovrò utilizzare questo. Make it bright, make it bright. Para para pa pa pa. It's an old oil lantern. Sì, ma stai zitto un attimo, ho capito. Capito. Pieno. Scarico. Ok. Sì, sicuramente lui voleva aiutare in qualche modo. È successo qualcosa, un incidente, e voleva aiutare, però è stato frainteso e la sua morte è stata registrata come arson, come si dice? Piromania. Ma non credo abbia fatto qualcosa di brutto. Anzi, lui voleva aiutare qualcuno, magari una nave stava per schiantare, qualcosa del genere, non lo so, adesso lo scopriremo. Quella nave è morte. Porta il nome della morte. Sono stato in grado di trovare uno dei... flare guns, uno dei... come cavolo si chiama? Già, pistola segnaletica. Una delle pistole segnaletiche è dentro lo stomaco di una delle bestie. Non ho paura di utilizzarla. Che è successo? Che ha combinato il ragazzo? Batteria. I mostri di cui mi parlavano, che io mi stavo creando, ora sono venuti avanti, fuori dalle ombre. Fly away. Sunk into the bottom. Affondato fino in fondo. Fly away. Anche into the bottom. In the void. Nel vuoto. Nothing. Veramente strana questa parte. Hungry for more. Ho più fame. Ne voglio di più. In the void. Float but fixable. Danneggiato ma riparabile. Ok, lì c'è qualcosa di rosso che non ho visto prima. Apparentemente. Questo l'abbiamo letto. Ora mi sa che devo accendere questo. Ottimo. Noia. Ma sto maledetto che... Suino porcellino.
Ok, lì c'è dell'altro olio. Qui ci arrivo lì. What about it? Cosa? Prima ho guardato e non c'era. Maledetto bugiardo. Sei un mentiroso, sei. Tre addirittura. Ok. It's an old oil lantern. Ok. Allora posso entrare? Ah, questa era la sua casa, per caso? No, pensavo che boathouse significasse peschereccio, invece mi sbaglio. Vabbè, risolveremo. Con la mia luce nel buio burnerà. Ecco, no, con la mia luce il buio brucerà. Ho bisogno di chiamare Desmond, lui capirebbe. Ok, forse no, non voleva... Ok, lui crede di aver provato ad aiutare... Ma mi crolla in testa, eh. Oh no no, mi sta seguendo. Ok, ho visto subito il percorso. Ora vi spiego. Lui crede, credeva che le ombre... Una chiave. Chiave del cortile. Ah! Vado 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 vado. Ah! Vi ripeto, è tutta colpa di questa, di questa maledetta cagata che gira, di questo, questi farmaci che giravano, che hanno fatto vivere tutte le paure e le allucinazioni delle persone ancora più aumentate, più potenti. E quindi lui probabilmente stava parlando di questo problema che aveva lui, di questi incubi, di queste ombre che lo stanno perseguitando, e ha vissuto l'allucinazione più potente e vedeva che questi mostri arrivavano dal buio, da dentro le ombre, e ha acceso un fuoco solo per... Cosa? Ha acceso un fuoco solo per illuminare ancora di più e scacciare i mostri, però non ha funzionato. Cioè, voglio dire, era un'allucinazione per lui, ovviamente. È andata come è andata. Lui è morto nell'incendio. Ok. Non lo so neanch'io. Agente, istruzioni sono di prendere del dispositivo molto infiammabile, delle dei contenitori molto infiammabili dalla baia e muoverli dentro. Non si fuma, niente pistole segnaletiche o esplosivi vicino a questa merda. Tieni d'occhio quell'autista che fuma durante il trasporto. Se ti fa... se ti dà problemi riguardo a questo, arrestalo. Avete capito? Oh! Chi c'è? Pronta? In un mondo pieno di oscurità è solo ragionevole provare ad accendere la luce. E Alan l'ha fatto mentre è andato giù per quella nave. Ma ha pulito la strada oppure ha semplicemente incendiato il mondo? Ti sfido ad andare lì e scoprirlo. Ah, grazie, molto gentile. Trova un fuoco, la sorgente del fuoco vicino al faro. Oh, no, no, la mia idea è che lui abbia vissuto un'allucinazione e abbia combinato quello che ha fatto. Benvenuto a Icarus Point, una visita guidata per uno dei più vecchi fari nel Pacific Northwest. Iniziamo il nostro tour al museo del... No, vabbè, non importa. Sono rotto il cazzo. Ignorando le istruzioni del padre di non volare vicino al sole... Ah, ma questa è la storia di Icaro. Di non volare vicino al sole. E in cambio ha avuto che le sue... che il sole ha sciolto la cera dalle sue ali e Icaro è caduto giù dal cielo, dentro l'oceano, dove ha trovato la sua morte. Per le mani di... Vabbè. Per le mani dell'affondamento. Adesso vuoi andare laggiù e trovare... punzecchiare il suo corpo morto? Non so se sia... se sia Allen che le scrive queste cose oppure... Oddio, devo prendere due fusibili, mi sa. Non so se sia Allen che scrive queste cose oppure... Ah, devo andare per prendere i suoi fusibili, sì. Oppure sia la coscienza di Desmond. Non so quale delle due, ma qualcosa di sicuro lo è. Ah, ok, sta arrivando di nuovo. Vieni qua, bello. Ah, luce. Ok. Andiamo. No, no, no. No. Maledetto. Via, via, via. Corri, 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 corri. Ah! Arrivederci, bell'uomo. Non mi segue, vero? No, ottimo. Ok, mettiamo due fusibili, dovrebbe funzionare. L'avessi saputo, l'avrei fatto prima, no? Cosa? Che è stato? Si è aperta una porta? Che è stato quel rumore? Che è stato? Cosa si è aperto? Non lo so, ma ho sentito qualcosa aprirsi. Ah, qua dentro? No. What the fuck?
Non funziona perché sentite che quando sparo al buio si sente la bestia. Che sarebbe... Ah, si è aperto questo. Che sarebbe lui che... The Cliffs. Ok, questa è la strada che ha seguito. Lui per capire... Per arrivare! Devo far vedere qualcosa. Buono, buono. Ti voglio bene, ma... Ma, voglio dire... Possiamo anche evitare? Oddio, sto per... Cos'è successo? Mi ha laggato il gioco. Non farmi cadere la roba in testa, ragazzo. Sono il tuo psicologo, maledizione! Voglio dire, non sono molto bravo. Non mi puoi fare del male solo per questo, eh. Aspetta. Grazie. No! 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 No, dammelo qua. Prendilo! Prendilo! Ah, non potevo raccoglierlo apposta. L'ha fatto cadere apposta fin là. Pezzo di merda. Mi ha fregato. Ah! Stavo per cadere di nuovo. Sali, sali, sali. Di nuovo la casa infuocata siamo arrivati. What the fuck? Apri. Cosa? È chiusa. Apri. È chiuso anche... Oh, oh. Aia. Sono nei guai? Signore, mi potrebbe aprire quella porta? Credo di dover entrare. È bloccato dall'altra parte. Come ci entro? Mi ha rotto qualcosa? No. Che devo fare? Ah, devo andare di qua. Ah. Ah, capito. Oh! Ah! Le mie ginocchia. Salta! Ok. E ora? Devo saltare, palese. Salta! No, oh, stavolta ce l'hai fatta, Coglione. Non lo so io, Prima no, ora sì. Ora va bene, prendi tutto, prendi tutto. Stai sulle strutture portanti. Poi ci arrivo... Ah! Oh, maledizione. Mi sa che... Ah, oh, forse cade la barca? Posso seguire la barca? Mi sto combinando. Onestamente non lo so. E che devo fare? Ah, oddio, non l'ho vista. Ah, ma questa è la porta di entrata. Non si spacca. È indistruttibile. Ma la pistola invece funziona. Va bene lo stesso, dai. E lì come ci vado? Ah, no, non ho visto adesso. Ho capito, ho capito. Chiaro, 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 chiaro. Chiaro come il sole. Come il sole mattutino. Una valvola? Sì, una valvola. E una manovella? Ok. Non so cosa mi serva, ma... Apprezzo, accetto, ringrazio. Ma come esco da qui? Ah, eccola qua. Dove serviva? Pensavo che avrei dovuto cercare. Pipu, pipu. Raccogli la crank wheel. It pops out if I turn it too tight. Ah, quindi se la giro troppo stretta salta via. No, escila. Ma no, voglio toglierla. Lo so, ma io voglio toglierla. Ho l'impressione che mi servirà. Cioè, alla fine che cosa sono tornato a fare? Ah, c'è un foglio. Istruzioni, meccanismo della barca. Far cadere la barca nell'acqua è un lavoro da due persone. Non provare a far scendere la barca da solo. Una volta che una persona è posta in sicurezza, una seconda persona dovrà utilizzare la manovella per... Ok, vedi, per far scendere attentamente la barca. Controllate sempre la barca e la corda. Per che non ci siano alcune rotture prima dell'utilizzo. Sì, ho capito, ma come fa... Ah, no, ho capito. Sì, è una roba per scemi proprio. Così. Così blocca. Giusto. Così blocca. Io posso saltare di qua. Sì, ma stai un po' zitto. Come ci salto lassù? Ok, va bene lo stesso. Non credo sia giusto così, ma va bene lo stesso. Cosa? E mo? L'ho bloccata per sempre. Speriamo che non mi serva a tornare là dentro. Ok, manovella. Ah. Devo per forza sedermi. Se no non è contento. Mi sa che sarà una discesa un po' ripida, Sono pronto a scommetterci. Forza. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah! No! Che sorriso c'ha? Ah, ma non è un sorriso quello. È tipo la bocca pitturata così. Grazie! Oh! Oh! Di addio la tua testolina. Maledetto si teletrasporta. Cosa? Non è morto? Addio la testolina.
Stavo ringraziando quel buon signore che mi ha dato un passaggio. Questi si spaccano? Ah, non li posso spaccare. Allora devo fare esplodere così. Ha visto? Però, ragazzi, ci dobbiamo salutare qui per ora. Vi ringrazio per aver guardato fin qui. Mi auguro di vedere la prossima puntata di In Sound Mind. Non dimenticate che siete migliori, vi auguro il meglio.